Bentornati alla nuova edizione del nostro videogiornale. Queste sono le principali notizie della giornata di oggi. Montecchio Precalcino, acqua nera nella roggia dopo il maltempo. Le acque torbide provenivano da un tubo di scarico collegato alla Safon de Martini e sono apparse lunedì. La segnalazione era stata raccolta dalla polizia locale e tecnici ARPAB. Sono in corso le analisi di laboratorio, ma pare si tratti di acque meteoriche venute a contatto con scarti di fonderia nei piazzali dell'azienda. Savito di Leguzzano, collisione scooter-auto, ferito un 68enne. Nonostante la gravità delle ferite, l'uomo di Malo non sarebbe in pericolo di vita. È stato sbalzato dal suo motociclo prima che questo si incastrasse sotto il guardrail dopo l'impatto con una Passat. L'incidente lungo la strada provinciale Pasubio. Bassano, addio a Ruggero Vanin. Tra eventi sportivi e musicali ha animato la città per 40 anni. È morto venerdì scorso all'età di 71 anni. Da oltre 15 combatteva contro una grave malattia renale. In tanti lo ricordano per il carattere socievole, per aver portato in città artisti del calibro di Vasco Rossi e Zucchero. Prima della pensione aveva lavorato come direttore di banca. Torri di Quartesolo, l'esondazione dei canali ha reso le strade dei torrenti, centinaia di chiamate ai vigili del fuoco lunedì per il maltempo. La situazione più critica nelle vie Firenze e Bologna per la presenza di oltre 30 centimetri di acqua in alcuni punti del piano stradale, con l'allagamento di tutti i garage interrati. Veneto, Donazzan, lo Stato si dimentica le scuole professionali, ma sono pronti a ripartire alla vigilia della ripartenza delle 130 scuole di formazione professionale del Veneto, che lunedì riporteranno in classe 21.000 studenti e 3.000 tra insegnanti e operatori. L'assessore Veneto all'istruzione e formazione plaude la capacità organizzativa degli enti regionali di formazione. Tiene nuovo step digitale in comune, in pensione le cedole librarie per 1.000 famiglie. Sono 1.112 bambini tienesi iscritti alle varie classi delle scuole primarie che nell'anno scolastico in partenza avranno diritto ad accedere ai libri di testo gratuiti. Non ci sarà più bisogno di contrassegno in duplice copia, firma dei genitori e timbro del cartolibraio. Basteranno un paio di click e il codice fiscale dell'alunno. Chiampo, vice sindaco e assessore al sociale, esce dalla giunta. Negro, nuova spalla di Macilotti. Altri dissidi all'interno della squadra di maggioranza portano all'impasto degli incarichi nel comune dell'Ovest Vicentino. Il sindaco rileva le deleghe al sociale e al personale dell'assessore uscente, la dimissionaria Arianna Censato. Quest'ultima rimarrà in consiglio comunale da indipendente. Al suo posto un giovane vice sindaco, Filippo Negro, di 29 anni. Meteo, previsioni 8-10 settembre. L'estate continua con bel tempo, temperature in aumento dopo il peggioramento di lunedì. Il tempo sarà in netto miglioramento. Sul Vicentino cielo sereno senza precipitazioni. Solo giovedì sulle Prealpi possibile qualche breve pioggia pomeridiana. Eco nazionale, coronavirus, stabili contagi, al via in Veneto la sperimentazione del vaccino resta stabile, l'andamento dell'epidemia in Italia, il bollettino dell'8 settembre registra 1.370 nuovi casi, 10 vittime, raddoppiati i tamponi rispetto a lunedì. Le regioni che hanno registrato più incrementi sono Lombardia, Campania, Puglia, Lazio, Veneto, stabile a 143 il dato delle terapie intensive. Intanto è iniziata all'ospedale di Verona la sperimentazione del vaccino italiano anti-Covid con l'inoculazione sui primi 6 volontari. Ucciso a calci e pugni, i fratelli Bianchi si difendono. Willy non lo abbiamo toccato. Si chiamano Marco e Gabriele Bianchi, di 24 e 26 anni. Sono di Artena, comune a pochi chilometri da Roma, e insieme a Mario Pincarelli, 22 anni, e al 23enne Francesco Belleggia, sono stati arrestati dopo aver massacrato a Colleferro con pugni e calci sul volto Willy Fontero Duarte, un 21enne intervenuto per tentare di placare una rissa e per difendere un amico.
Alexei Navalny è uscito dal coma. Berlino minaccia sanzioni alla Russia. Le sue condizioni di salute, le condizioni di salute dell'oppositore di Putin che è stato avvelenato sono migliorate, lo ha reso noto l'ospedale berlinese dove è ricoverato. Secondo i dottori, Navalny risponde agli stimoli verbali e viene progressivamente abituato a fare a meno del ventilatore. Nation League, una bella Italia, batte l'Olanda ed è prima nel girone, ansia per Zaniolo ad Amsterdam. Per la seconda partita del girone 1 di Nation League è tornata l'Ital Mancini che vince da spettacolo. Barella stende l'Olanda con un colpo di testa e finisce 1-0, vittoria più che meritata per gli azzurri che ora guardano il raggruppamento con 4 punti contro i 3 di Olanda e Polonia. Si attendono gli esami strumentali su Zaniolo, con ogni probabilità il calciatore romanista ha riportato un nuovo infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro. È tutto, grazie dell'attenzione.